Lo voglio, ma no la Coca-Cola, che cazzo è? Alleluia, 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 alleluia. Pesca la cittadella 3 a 1, vuoi vincere? Non ci credo, quando sono partito ho detto, devo rimettere i lumini, ho detto no vabbè no no no, la settimana scorsa era l'ubra stavolta facciamo qualcosa un pochino più soft Prendiamo l'accendino e mi è partita la pubblicità della Coca-Cola anni 80, che sicuramente quelli del 2000 non conosceranno Andate a cercare spot anni 80 Coca-Cola su YouTube, vedetevi che cose belle c'erano una volta in televisione, cose che non vediamo più Vabbè al di là di questo al di là di questo, mi è venuto questo flashback prendendo l'accendino. Allora, ragazzi, bentornati sul mio canale. 1936 sono io. Scusate l'attesa, sono sicuro che stavate attendendo con impazienza questo video di Pescara Cittadella. Me la sono presa comoda. Io ancora ci credo che abbiamo vinto. Me la sono presa comoda perché. Abbiamo tempo, ci sta la sosta. Quindi c'è tutto il tempo. Poi, come sapete, ci sono tutte queste vicissitudini societarie del pescara con questo eh, Pavanati che vorrebbe acquisire il Pescara da, da Sebastian. Dove sta? Dove sta? Dove sta? Fus la Madonna, e poi. E te ne vai via Sebastiani, via, na, 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 na. ma magari, raga, ma magari, ma magari finalmente ci fosse questo passaggio di proprietà. Guardi, mi faccio il segno della croce. Spero spero, 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 raga. Spero veramente. Allora, ci sono tutte queste vicissitudini. Ho detto, ragazzi. Aspettiamo a fare il video, vediamo un po' che cosa succede in questi giorni, se ci sono novità. Allora, novità non ce ne sono, ovvero sapete che Pavanati sta eh, in pratica ha fatto delle dichiarazioni come se fosse già il nuovo presidente del Pescara. Ma poi ne andremo a parlare in un video apposito di quello che sta accadendo fra Pavanati e Sebastiani per quanto riguarda il passaggio di proprietà. Eh, io vorrei andare a parlare di Pescara-Cittadella, prima vittoria in campionato del Pescara e di Massimo Oddo sulla panchina del Pescara, che torna a vincere, mi pare, sulla panchina del Pescara in campionato ben dopo 31 partite, se non erro, eh. Quindi, 31 partite senza vittorie, non lo so io, eh. L'allenatore è, è un record questo, credo, eh. 31 partite consecutive senza vincere è un record, su una stessa squadra, sulla panchina della stessa squadra. Ma ragazzi, prima però di andare avanti, mi raccomando: pollice in su, supportatemi, supportatemi. Se ancora l'avete fatto, iscrivetevi sul mio canale, qui sotto c'è il pulsante. Iscriviti. Allora, ragazzi, cosa, 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 cosa avevo detto io. Prima di pescare a Cittadella, ve lo faccio vedere. Come finisce a pescare a Cittadella? Gabra, io voglio essere positivo. 2 a 1 per il Pescara. 0 -3. Voglio essere positivo, 0 3 per il Cittadella. <ride> perché insomma, vedete che sì. voglio bene. guarda. Dai, <ride> no, si schierza, no, si schierza. Può <ride> andare anche peggio nella vita. Va bene. Quindi, quanto hai detto? 2 a 1 per il Pescara. In pratica, ho avuto ragione anche stavolta. Ho azzeccato anche il. Pronostico, vabbè, ho sbagliato il risultato esatto, però il pronostico l'ho preso. Me la sentivo che vincevamo con il Cittadella. Troppi anni consecutivi con questo venturato che ci rompeva le scatole, troppi anni consecutivi che perdevamo con Cittadella, troppo schifo stava facendo il nostro Pescara. Ho detto prima o poi ci deve essere la svolta. Svolta che c'è stata, abbiamo vinto una partita. Io direi Pescara. Bravo e Fortunato! Ecco, voglio, voglio dire questo: bravo! È fortunato perché, se alcuni episodi sarebbero girati in maniera diversa, probabilmente non staremmo parlando di questo 3 a 1. Adesso vi vengo a spiegare il perché. Allora, innanzitutto, partiamo dalle formazioni: pescare con il solito 3-4-2-1 oramai di Marca. Oddo con Balzano, Janusinski e Scognamiglio che riprende il posto di Gut lì al centro della difesa, eh, Bellanova a destra, Masciangelo a sinistra, Fernandez confermato in cabina di regia affiancato da Busellato, dietro le punte Maestro e Vokic e anche Vokic avevo detto in eh, suonare Gabra Calabina nella trasmissione del venerdì che vi invito a venire a vedere dalle 18 alle 20 su canale Twitch di OCV Sport, quindi venite a vederci su Twitch, sono presenti tutti venerdì come inviato del Pescara quindi io parlerò del Pescara e in attacco, Seter, unica punta Seter, uomo in, della partita, cioè migliore in campo proprio ha fatto due gol alla Ibrahimovic, mentre signori, il Cittadella è andato in campo con Magnero in porta, 4-3-1-2 eh, Magnero in porta, Ghiringhelli fra Radorni e Donnarumma in difesa, Iori a centrocampo in cabina di regia con Proia e Branca ai suoi fianchi, Durso come mezza punta e in attacco Ogunseye e Caramonco. Si, che poi sarà il marcatore del Cittadella che riaprirà in pratica un po' la partita, ma eh, diciamo subito che allora il, ho detto Pescara Bravo e Fortunato, bravo perché nel primo tempo in pratica ha ah, annichilito il Cittadella. Pressing asfissiante, squadra aggressiva, Pescara pronto a ripartire subito con dei lanci lunghi verso Seter, Seter che è stato devastante, Seter devastante infatti primi due gol di Marca Biancazzurra al sedicesimo e al diciannovesimo, sempre di Seter. Il primo, un, un pallone stoppato da Seter sulla metà campo, praticamente Seter si gira in contropiede, va verso l'area avversaria, salta un uomo, ne salta due, entra dentro l'area il portiere del Cittadella in uscita e lui... Con lo scavetto segna l'1-0. Bellissimo gol di egregia fattura, secondo gol ancora. Più bello quasi oserei dire. Punizione per il Pescara al limite della propria area sull'esterno sinistro. Ma Shangelo vede Seter che in pratica sta scattando, gli passa il pallone. Seter fa uno stop a seguire fra, il defense, fra i due difensori. In pratica salta anche il portiere, allungandosi un po' il pallone. Il portiere che era in uscita in pratica porta vuota poi di piatto la insacca eh, dentro la porta del Cittadella con un maniero che rimane... Ok, ehm, detto ciò eh, nel 2-0 ecco gli episodi che dico ti possono cambiare la partita, ovvero, ovvero, ovvero ehm, punizione dalla destra dalla tre quarti del Cittadella, cross in mezzo, solita dormita del Pescara, ogun 6 di testa, timbra la traversa, pallone appena appena sfiorato da Fiorillo, timbra la traversa, la palla riesce fuori di 20 cm, azione che... Eh, continua lo stesso 1-6 e va a, in pratica a, su Scognamiglio a caricarlo per andare di testa L'arbitro fischia la punizione, comunque sul colpo di testa era stato bravo di nuovo Fiorillo a prendere il pallone Che poi era stato anche preso dalla difesa bianca-azzurra Comunque l'arbitro ferma l'azione, il gol non c'è stato Ecco qui il pescare è stato fortunato perché probabilmente finire il primo tempo Due, un conto 3-0 perché poi la partita è andata avanti e il Pescara segnato al quarantesimo con Vokic che ha fatto un gol bellissimo punizione dal limite dell'area di sinistro sullo stesso palo del portiere che Magnero è rimasto fulminato in pratica col, non, non se l'aspettava quindi il Pescara Tripica un conto e fine 3-0 il primo tempo e quindi aver chiuso la partita già nel primo tempo un conto è andare sul 2-1 e poi vedere cosa succede c'è da dire che Dopo però questa azione di Ogunsei Anche il Pescara prima del 3-0 era andato ancora vicino al gol Azione sulla destra da parte del Pescara Bella nuova, entra in area Della destra eh, Guarda in mezzo Io non ho capito se era un mezzo cross O se ha provato quasi quasi a tirare Comunque il pallone è andato sul secondo palo Ha scheggiato appena la traversa e è tornato in campo Dalla parte opposta Quindi Pescara è andato anche prima del gol di Vokic Vicino al 3-0 Quindi direi Primo tempo di Marca Pescara, assolutamente. Secondo tempo è normale che comunque un po' la condizione fisica è calata. Ci sono stati cambi, sono entrati alcuni giocatori. Ecco, c'è stato il gol. Comunque, dopo i primi minuti il cittadella è normale che ci ha pressato. Noi abbiamo mantenuto l'onda d'urto. Eh, siamo andati vicino a segnare un altro gol con Galano che in contropiede in pratica poi ha sparato addosso a Maniero, è stata un'occasione importante quella del Pescara, c'è stato il gol di Sisse. Carabonco Sissè che di testa ha timbrato il 3-1, cross dalla sinistra, non lo so se era Birindelli che abbia ehm, crossato in mezzo, c'è stato il colpo di testa, la palla che tocca la traversa e entra sul palo lungo dove Fiorillo non poteva fare assolutamente nulla eh, e poi eh, tre minuti dopo è stata secondo me la svolta della partita, cioè l'episodio chiave, quello che ti può far cambiare proprio la partita. Ovvero ehm, entrare un giocatore del Cittadella, non ricordo chi, se mi pare d'urso, non, non vorrei sbagliarmi. Fernandez tenta l'intervento, è stato un po' irruento. Comunque, Fernandez poteva anche aspettare. Comunque, per me non era calcio di rigore perché io credo che Fernandez abbia preso la palla in quell'occasione. Tanto è vero che la palla cambia anche direzione. Poi l'arbitro invece ha fischiato, perché ha, ritenuto, ha fischiato il rigore perché ha ritenuto che fosse eh, un intervento sul, sulla gamba del, dell'attaccante del Cittadella. C'è stato il calcio di rigore. Sembrava, sembrava un film di Clint Eastwood. Cioè di Clint Eastwood. Cazzo, Clint Eastwood. Eh, in pratica vedevi Fiorillo contro Iori, uno scontro che già si è visto l'anno scorso con il gol del capitano del Cittadella e quest'anno però... Eh, Ogni tanto capita, ogni tanto forse è stata proprio la curva nord e lì dietro, eh? Il pallino alto e finalmente comunque. Questo è stato l'episodio che ha sancito la vittoria del Pescara perché poi lì con il rigore sbagliato il Cittadella ci ha provato quasi fino alla fine a cercare di raddrizzare il risultato, non ci è riuscito, il Pescara ha mantenuto bene, non ci sono state più tante occasioni da gol, è entrato e tornato in campo a Senzio, finalmente, ha preso il posto lì davanti di Seter che si, si sarebbe meritato una standing ovation, quindi il Pescara che direi, come continuo a ripetere, Bravo e fortunato, abbiamo visto una squadra finalmente giocare da squadra, 11 giocatori che si aiutavano fra di loro, una squadra che andava a pressare incessantemente, ha tentato di ripartire subito e comunque ecco, la differenza quando hai un attaccante di ruolo lì davanti come Seter che ti sa mantenere il pallone, che ti sa far seguire la squadra, si vede, si vede la differenza si vede, ecco, quindi io... Continuo a ripetere, è vero che il Pescara ha incominciato male questo campionato, è vero che le prestazioni sono state scadenti, ma è vero, è vero che Oddo probabilmente ci avrà messo pure del suo, per l'amor di Dio, però è anche vero che Oddo ha tanti attenuanti, ripeto, una squadra assemblata mm, mm, dei giocatori che sono in ritardo di condizione, dei giocatori che devono ancora amalgamarsi, dei giocatori che si sono infortunati, tutto l'attacco che si è fatto male a senzio e Seter, quindi le attenuanti ci sono, ah, ecco... Non dobbiamo, forse non dobbiamo abbatterci troppo prima, e non dobbiamo nemmeno adesso metterci a fare festa e fiera, cioè nel senso essere a chi, pensare chissà che cosa. Dobbiamo continuare, dobbiamo dare continuità, dobbiamo avere la testa bassa, lavorare, lavorare, lavorare. Abbiamo recuperato giocatori importanti, Seter, Asensio. Sta per rientrare Val Fiori, abbiamo saputo che Valdifiori ha avuto il Covid prima di arrivare a pescare quest'estate, quindi sta recuperando bene Val Fiori e io unica nota negativa ragazzi vi voglio dire Galano. Raga io Garano non lo so che c'ha, è entrato, è, è subentrato Però mh, raga, è stato più vericoso Vovic, cioè Vokic mi è piaciuto di più Ecco vi avevo parlato di Vokic come possibile rivelazione del Pescara eh, Nel senso che sarebbe potuto eh, essere della partita anche da titolare L'ho azzeccato, ha anche segnato, è un giocatore che ha delle qualità tecniche non indifferenti sto ragazzo Quindi può soltanto che crescere e maturare Dispiace che però pochi c'è un giocatore del Benevento. Ecco, comunque il concetto che volevo far passare, contento per la vittoria, contentissimo per la prestazione perché abbiamo ha a avere una squadra che gioca a pallone o che perlomeno ci prova. Eh, sono contento per Oddo perché eh, finalmente è riuscito anche a sbloccarsi, credo mentalmente, anche lui. Eh. Cioè, non è, io credo che non sia semplice per nessuno comunque andare in panchina e sapere che sono 30 partite che non vinci. In una, nella partita della squadra che tu alleni e, quindi la pressione la sentiva lui, la sentivano i giocatori eh, tutto l'ambiente Ecco, adesso siamo penultimi in classifica abbiamo scavalcato la Cremonese che ogni anno cioè, tenta sempre di retrocedere e poi alla fine si riprende quindi occhio alla panchina di Bisoli che secondo me comincia a scricchiola quello che volevo dire è che non dobbiamo adesso montarci la testa dobbiamo stare calmi dobbiamo dare continuità a questi risultati la prossima partita andremo a giocare a Ferrara con la spalla quindi io spero spero anche di riportare un solo punto sarebbe oro da Ferrara riportare un punto eh, dobbiamo avere fiducia solo questo io credo che comunque la squadra stia crescendo mi piace questo atteggiamento di Oddo ovvero propenso a cambiare i giocatori a non fissarsi sugli stessi a lanciare i giovani a dare aria fresca perché questa squadra ha bisogno di aria fresca Troppa negatività accumulata in questi ultimi anni da alcuni giocatori che sembrano che tende la, la sindrome di, di retrocessione. Dobbiamo essere più liberi, più sbarazzini, dobbiamo cominciare a divertirci in campo. Ecco, Se giochiamo come abbiamo fatto con il Cittadella, ovvero da squadra, giocando col coltello fra i denti, impegnandosi ad entrare su ogni pallone, io credo che il Pescara possa sicuramente fare meglio di quello che aveva fatto nelle prime 5 giornate di campionato. Io sono contento per questa vittoria perché ci voleva. Ci voleva questa iniezione di fiducia, questa iniezione di orgoglio, questa consapevolezza da parte dei ragazzi e comunque Possono anche fare bella figura eh, non, non è una squadra, non, non, non possiamo e non dobbiamo essere quella squadra materasso che tutti pensavano che fossimo diventati, ovvero il Livorno dello scorso anno. Quindi a tutti quelli che si aspettavano il Pescara già retrocesso, già, eh, già morto, io vi faccio un bel saluto. Pescara non muore mai. Siamo un delfino, un animale che è difficile a morire. Quindi ci dovete temere ancora, almeno per un'altra trentina di partite. <ride> Va bene, ragazzi. Io adesso. Chiudo perché andare oltre non ha senso, abbiamo fatto già un video di 16 minuti, mi raccomando, pollici, pollici in su, supportatemi, condividete il video se ancora l'avete fatto. Iscrivetevi qui sotto sul mio canale Vi invito qui sotto in descrizione I link per eventuali donazioni Io ringrazio sempre chi mi vuole supportare eh, vi, vi ricordo di venirmi a trovare Sulla mia pagina Instagram C'è il link qui sotto in descrizione Iscrivetevi, seguitemi su Instagram Per delle chicche Che logicamente non faccio durante i video Ma notizie sempre sulla serie B sul Pescara Le trovate nelle mie storie Su Instagram e nei miei post eh, C'è il, il link a Pescaresi Convinti Il gruppo Facebook Tifosi del Pescar. Più di questo ragazzi vi saluto ci vediamo al prossimo video buonasera a tutti e sempre forza pescata ciao